ed è la metafora di ciò che il potere fa del corpo umano, è la mercificazione del corpo umano, la riduzione del corpo umano a cosa che è tipica del potere, di qualsiasi potere. Ho ucciso mio padre, mangiato carne umana e tremo di gioia. Ho ucciso mio padre, mangiato carne umana, sto tremando di gioia. Sono sepolti alcuni illustri italiani, tra loro Antonio Gramsci, filosofo tra i fondatori del Partito Comunista Italiano. Sulla sua tomba si intratteneva e spesso portava un fiore rigorosamente rosso. Un giovane intellettuale italiano. Chi sono le persone invece che ama di più? Ma le persone che amo di più, lei mi chiede i nomi oppure in genere il tipo di persone? Dice il tipo e poi se vuole dice anche dei nomi. Il tipo di persone che amo di gran lunga di più sono le persone che possibilmente non abbiano fatto neanche la quarta elementare. Cioè le persone assolutamente semplici, ma non ci metta della retorica in questa mia affermazione, non lo dico per retorica, lo dico perché la cultura piccolo borghese, almeno nella mia nazione, ma forse anche in Francia e in Spagna, è qualcosa che porta sempre a delle corruzioni e delle impurezze, mentre un analfabeta, uno che abbia fatto i primi anni dell'elementare, ha sempre una certa grazia che poi va perduta attraverso la cultura, poi si ritrova a un altissimo grado di cultura. Ma la cultura media è sempre corruttrice. Io sì, credo che in qualche modo posso arrivare a degli spettatori che pur non essendo massa, perché la massa di per sé, per definizione, è antidemocratica, è alienante, è alienata e alienante, tuttavia si può in qualche modo arrivare attraverso il decentramento. Questo è molto idealistico, lo so bene, ma d'altra parte uno scrittore non può non esserlo. Il decentramento che è, secondo me, è il problema fondamentale della civiltà di oggi. Il principio di ogni grandezza sulla terra è stato totalmente e lungamente inzuppato di sangue. E ancora, amici miei, se la memoria non mi tradisce, sì, è così, senza spargimento di sangue non si dà perdono, senza spargimento di sangue. Baudelaire. Beh, sì, ci sono delle interpolazioni, diciamo, di sé un po'. La struttura del film è un po' voluta da me, insomma ci sono alcune corrispondenze, alcune simmetrie, un sistema al film insomma che è un po' deciso da me, però novella per novella sono molto fedele al testo del Boccaccio, i personaggi sono quelli, le situazioni sono quelle, le parole sono quelle. E allora questa acculturazione sta distruggendo in realtà l'Italia, e allora io posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo potere delle civiltà di consumi che sta distruggendo l'Italia. E questa cosa è avvenuta talmente rapidamente che in fondo non ce ne siamo resi conto, è avvenuto tutto in questi ultimi 5, 6, 7, 10 anni. È stata una specie di incubo in cui abbiamo visto l'Italia intorno a noi distruggere, parire, sparire, adesso risvegliandoci forse da questo incubo e guardandoci intorno ci accorgiamo che non c'è più niente da fare. Questa società che lei non ama in fondo le ha dato tutto, le ha dato il successo, una notorietà internazionale. Il successo non è niente, che cos'è? Che cos'è per lei il successo? Il successo è una forma, è l'altra faccia della persecuzione, non so come dire. E poi il successo è sempre una cosa brutta per un uomo. Può esaltare al primo momento, può dare delle piccole soddisfazioni, certe vanità, ma in realtà dopo appena ottenuto si capisce che è una cosa brutta per un uomo il successo. Che aveva Pasolini, che è una persona che io
stimo moltissimo, mi piace moltissimo, sia i film, sia i libri, tutto, e sia come, se, come ha vissuto, proprio come persona, voglio dire. È uno che svegliava Corriere della Sera, scriveva, pigliava una cosa in televisione, diceva una cosa. Ecco, a me mi piacerebbe essere così. Ma dicono anche che Totò fosse principe. Mi ricordo che una sera siamo stati a cena insieme e lui ha dato una mancia di 20.000 lire al cameriere. Di solito i principi non danno simile mancia, sono molto taccagni. Quindi se Totò era principe, era un principe molto strano, molto sui generis, insomma. Io penso che scandalizzare. Je pense que scandaliser, c'est un droit. Essere scandalizzati è un être scandalisé, c'est un plaisir. E chi rifiuta il piacere di essere scandalizzato è un moralista, il cosiddetto moralista. Et le refus d'être scandalisé, c'est une attitude moraliste. Dalla prima poesia che scrisse quando aveva 7 anni, fino al film Salò, l'ultima sua opera, se noi prendiamo tutti insieme il suo lavoro, tutto insieme, e poi lo ordiniamo secondo cronologia. Questo prima, quest'altra opera dopo, quest'altra dopo ancora, prima un film, poi una poesia, poi una dissertazione giornalistica, poi un saggio, poi una tragedia. Bene, noi avremo il ritratto, il disegno della storia italiana dalla fine degli anni del fascismo fino alla metà degli anni 70. Diciamo così, il cinema è la lingua scritta della realtà. La ricotta è la storia di Stracci, una comparsa di un film sulla passione di Cristo che muore sulla croce per un'indigestione. È morto. Povero Stracci. Crepare. Non aveva altro modo per ricordarsi che anche lui era vivo. Io ho aperto la porta. C'era un giovane con un vestito blu della festa proprio, una camicia bianca. Vestito come si vestono i lavoratori, la gente di periferia, alla domenica, nell'occasione bisogna essere eleganti, e mi chiede di mio padre. Io dico, lei chi è? E lui mi dice, sono Pierpaolo Pasolini. Io ho avuto come la sensazione che quel giovane fosse un... Io avevo 13 anni, ma che fosse un ladro, che veniva la domenica pomeriggio sperando di non trovare nessuno, per poter. Allora gli ho detto vado a chiedere e ho chiuso la porta e l'ho lasciato solo sul pianerottolo. Sono andato da mio padre e gli ho detto senti c'è uno ma mi sembra strano che ti vuole parlare. E mio padre dice ma come un grande poeta fallo entrare subito. È soprattutto quando è lieta e innocente che la vita non ha pietà. Due ragazzi italiani si sposano e in questo loro giorno tutto il male e tutto il bene precedenti ad essi sembrano annullarsi come il ricordo della tempesta nella pace. Un uomo molto forte ed era un uomo che disponeva della sua parte di forza per reagire e contrastare, per esempio il cinema. Era un personaggio di statura internazionale, certamente nell'opinione pubblica europea, francese, tedesca, ma anche in quella americana, parlo della cultura, naturalmente parlo di New York, ovviamente delle grandi università, ma c'era Pasolini il poeta e c'era Pasolini l'uomo di cinema. Nel mio film tutto questo sesso assume un significato particolare ed è la metafora di ciò che il potere fa del corpo umano, è la mercificazione del corpo umano, la riduzione del corpo umano a cosa?
che è tipica del potere, di qualsiasi potere. Spero non vi siate illusi di trovare qui la ridicola libertà concessa dal mondo esterno. Mi sono permesso di ricordare la poesia di Pierpaolo Pasolini, che nel 68, proprio nel marzo del 1968, commentò gli scontri di Valle Giulia, quando una serie di giovani si scontrarono violentemente con la polizia. Michele Santoro, che si sa da che parte sta, ovviamente ha voluto subito rimarcare che, insomma, la lettera di Pasolini, la poesia di Pasolini andrebbe letta tutta, e quando noi gli abbiamo detto di essere pronti a leggerla tutta, ovviamente si è ben guardato dal lasciarcelo fare. Perché? Io so i nomi dei responsabili di quello che viene chiamato golpe, che in realtà è una serie di golpe istituitasi a sistema di protezione del potere. Io so i nomi dei responsabili della strage di Milano del 12 dicembre 1969. Io so i nomi dei responsabili delle stragi di Brescia e di Bologna dei primi mesi del 1974. Io so i nomi del vertice che ha manovrato, dunque, sia i vecchi fascisti, ideatori di golpe, sia i neofascisti autori materiali delle prime stragi, sia, infine, gli ignoti autori materiali delle stragi più recenti. Io so i nomi che hanno gestito le due differenti, anzi opposte, fasi della tensione. Una prima fase anticomunista, Milano 1969, e una seconda fase antifascista, Brescia e Bologna 1974. Io so i nomi del gruppo di potenti che, con l'aiuto della CIA e in secondordine dei colonnelli greci della mafia, hanno prima creato, del resto miseramente fallendo, una crociata anticomunista a tamponare il 68, e in seguito, sempre con l'aiuto e per ispirazione della CIA, si sono ricostituiti una verginità antifascista a tamponare il disastro del referendum. Pasolini ha avuto molti processi. Con l'occhio di oggi, lei pensa che Pasolini era un perseguitato? Ma vede, lui andava cercandosi dei guai, per la verità. Non parla adesso della sua opera, ma anche un po' della sua vita spicciola. E allora è chiaro che sia stato, a mio avviso, un po' forzato sia il dargli addosso giudizialmente, in fondo ci sono delle persone di cultura che vanno giudicate dalla storia e dal tempo più che non dagli strumenti che sono validi per la gente comune, così. Però all'Idroscalo la scena del delitto è già stata cancellata. Qualunque poliziotto, qualunque detective vi dirà che per capire cosa è successo realmente laddove è avvenuto un delitto bisogna immediatamente fare in modo che nulla venga toccato, certo, sul luogo, sennò si distruggono lì. Praticamente ormai era diventata una passeggiata per tutti gli abitanti della zona. Penso prima di tutto un poeta. E in poeta non ce ne sono tanti nel mondo, ne nascono tre o quattro soltanto in un secolo. Quando sarà finito questo secolo, Pasolini sarà tra i pochissimi che conteranno come poeta. Pierpaolo Pasolini, prima di essere ucciso, stava indagando sulla morte del presidente dell'ENI, Enrico Mattei. Nel suo ultimo romanzo, rimasto incompiuto, Petrolio, il poeta avanzava un'ipotesi inquietante. Mattei sarebbe stato eliminato per far posto al suo successore. Pasolini potrebbe essere stato ammazzato proprio a causa di queste rivelazioni. A rafforzare questa pista vi è un ulteriore elemento. Dalle carte preparatorie del romanzo è scomparso il capitolo Lampi su Leni. In quelle pagine forse c'era una verità che faceva paura a qualcuno. Il senatore Dell'Utri organizzò una conferenza stampa alla vigilia di un grande mercato di libri antichi. Conferenza stampa nella quale disse che gli era stato offerto, lui aveva letto, o perlomeno scorso, il capitolo mancante dell'opera Petrolio di Pierpaolo. Va ricordato che la famiglia sostiene che Pierpaolo non ha mai scritto quel capitolo. E dunque le ipotesi che ci sono semplicemente due. La prima è che Pierpaolo invece lo avesse scritto, la famiglia
non era a conoscenza e qualcuno però in quel caso lo ha sottratto, lo ha dato nelle mani di qualcun altro che dopo decine di anni va, guarda caso, proprio dal senatore Dell'Utri a offrire questo testo. Seconda ipotesi, che invece il senatore Dell'Utri non abbia letto, non abbia visto, non abbia avuto nessuna contezza di questo materiale, ma che semplicemente ne abbia dichiarato l'esistenza. Dell'Utri dice di aver letto quelle pagine, o ripeto, di averle scorse, ma dice in diverse interviste che in quelle pagine ci sarebbero elementi fondamentali per comprendere la morte di Enrico Mattei, la morte di Mauro De Mauro e la stessa morte di Pierpaolo Pasolini. Ce l'ha una persona che evidentemente non vuole più mostrarlo, credo io che si sia preoccupato, non lo so, dalla polemica, diciamo così, dalle storie che sono state scritte sui giornali. Lei l'ha letto comunque? No, non l'ho letto, l'ho compulsato, non ho avuto modo di leggerlo perché l'ho visto però. Questo documento fisicamente l'ho visto e l'avrei letto qualora l'avessero consegnato per la mostra. Poi non so, forse non lo vogliono pubblicare, non lo so, chiedevano qualcosa. Io non posso dire più di tanto perché non ne so di più. Però ho due libri importanti che sono, uno è quello su cui Pasolini ha lavorato per scrivere questo capitolo Lampi Sueni e l'altro è... Il libro in che senso? È un libro che era uscito negli anni, proprio prima, credo nel 74, prima della morte di Pasolini, un libro su Cefis e sulla storia dell'ENI, quindi Mattei, eccetera. Quello è il libro che Pasolini, si sa per certo, ha letto. Era un libro introvabile già ai suoi tempi. Credo che Pasolini l'abbia visto forse neanche nell'originale, in copia. Perché non esiste una copia neanche nelle biblioteche nazionali dove ci sarebbe l'obbligo di depositare le edizioni. Quindi... Il libro è sparito immediatamente dalla circolazione e persino dalla biblioteca nazionale. Pensa, io ne ho soltanto una fotocopia. Ma che io sappia, nessun magistrato sta indagando. Ed è molto strano, perché questo libro è come se fosse una lunga lettera anonima. È un atto di delazione pura, è un gesto da sciacallo. Infatti l'autore parla direttamente alla magistratura. L'unica cosa che ho capito è che questo Giorgio Steinmetz non esiste. È lo pseudonimo di qualcuno che sa tutto su Cefis. Tu non sai cosa darei per incontrarlo, Alberto. Lo sto cercando per mare e per monti. No, guarda, non so neanche io cosa sto scrivendo. Vado avanti così, come se fossi posseduto da un demonio. Ho già superato le 400 pagine. Forse arriverà a 2000, se neanche più. A un certo punto avrò bisogno del tuo aiuto, Alberto. Per ora posso dirti il titolo. Petrolio. Io avevo finito appena di giocare, mi stavo allacciando la scarpa e lui era già entrato, non mi aveva visto quando sono entrato. Quando poi si è incominciato a allacciarsi lo scarpino lui per giocare, ha fatto così. Ma allora è vero quello che dicono, che ci somigliamo, veramente. Ci somigliamo molto, complimenti, bravo, bravo cantante. Mai più visto, io me ne sono andato e lui ha iniziato la sua partita di pallone. Ormai del resto la distruzione del mondo antico, ossia del mondo reale, è in atto dappertutto. L'irrealtà dilaga attraverso la speculazione edilizia del neocapitalismo. Al posto dell'Italia, bella e umana, anche se povera, c'è ormai qualcosa di indefinibile che chiamare brutto è poco. Senta, osservi il panorama di Orte, il disegno della città sopra la collina, lo osservi un momentino. Lei trova niente da ridire, niente da criticare su quel panorama? Su quello, sulla collina o il paese? Il paese. Orte è fatto come un prosciutto, perciò il prosciutto è buono, penso che è buono pure il disegno del paese.